Sono le 9 per gli operai della ThyssenKrupp degli stabilimenti Acciai Speciali Terni arrivati a Roma con 10 pullman. L'appuntamento sotto l'ambasciata tedesca doveva essere una tappa simbolica. I lavoratori sono a Roma e sperano nell'intervento del governo, una promessa fatta domenica alla Leopolda dal presidente Renzi per scongiurare 550 licenziamenti. L'avvertenza è chiusa, fanno sapere dall'ambasciata. Da lì nessuna apertura. La lettura al megafono, il nuovo no scatena la delusione degli operai. Il corteo si muove, sono le 12 e la polizia blocca i lavoratori e poi li carica lungo il tragitto che doveva portare gli operai dell'acciaieria Umbra sotto il Ministero dell'Economia. Nemmeno con il segretario della FIOM CGL Landini tra gli operai si fermano i manganelli. A terra restano in 4, un sindacalista e 3 operai. Ha una profonda ferita alla testa, i contusi sono in tutto una decina. Prima o poi saranno anche loro dalla parte nostra, glielo posso garantire, perché l'Italia sta finendo. Voi non volevate passare alle mani, che è successo? No, volevamo andare al Ministero dello Sviluppo Economico per dimostrare il disagio che c'è della comunità ternana e ci hanno impedito con maniere forti. 3 manganellate ho preso io, solo perché uno gli dava una spinta su uno scudo. 3 ne ho prese sulla schiena. Di fronte a quel comunicato fatto dall'ambasciata, che è una pura provocazione nei confronti dei lavoratori, la piazza si è riscaldata. Landini è furioso. Ma che diano gli ordini di colpire quello che c'è da colpire? Cazzo, in un paese di ladri, di gente che evade, di corruzione, se la vengono a prendere con gli unici onesti? Ma dove cazzo siamo messi? Basta, eh? Renzi si è fatto sentire in questi minuti? Non si è fatto sentire nulla. Non so, non siamo mica la Leopolda noi, non so dov'è. Dalla questura arriva una spiegazione, gli operai volevano occupare la stazione Termini, la polizia ha effettuato solo un'azione di contenimento.